Partiamo col dire che non è affatto semplice fare la recensione di un film come Midsommar senza rischiare di cadere in grandissime critiche da parte dell'una o dell'altra fazione, ovvero coloro che lo hanno amato ed esaltato come un grande capolavoro, e chi dall'altra parte lo ha pesantemente criticato, facendo leva sugli elementi di trama che risultano molto spesso banali e che a volte si configurano come delle vere e proprie stronzate. Ora, si potrebbe fare una recensione molto neutrale, ma non è da me restare al di fuori del dibattito, anzi preferisco buttarmi a capofitto in una discussione interessante, assumendomi tutte le responsabilità di quello che vado a dire. Quindi, premesso che il film di Ari Aster è un capolavoro visivo, un capolavoro stilistico che si fonda su grandissimi colpi di genio del regista che ambienta un film horror sotto l'accecante luce del sole, giocando su questo contrasto e giocando su poi altri contrasti, non possiamo fare a meno di notare che a livello di trama andiamo a vivere uno di quei film che ripetono spesso e volentieri sempre le stesse trame e che soprattutto ci portano a farci una domanda fondamentale. Quando hai capito che sei arrivato in una cittadina dei pazzi psicopatici, e lo capisci non quando fanno i rituali con i sacrifici umani, lo capisci da quello che dicono che stanno fuori come un barcone in tempesta con le vele spiegate. Molte sono le scene che ci fanno dire: ma perché i protagonisti si comportano in questo modo? Per non essere troppo di parte, inizierò proprio con gli aspetti positivi del film per poi andare a demolire la trama. Sigla, poi cominciamo. Il mio nome è Davide Nardi, laurea in giurisprudenza e dottorato di ricerca in filosofia del diritto, ma ho deciso di vivere da artista. Davide Nardi è un giovane artista. Tu ti senti un artista? Mi sento un artista per il modo in cui vivo la vita. La mia scelta è stata duramente osteggiata dal sistema. Infine sono stato costretto all'esilio su Neverosis, il pianeta di coloro che avevano molti contenuti da divulgare, ma che non hanno capito un cazzo su come spiegarli. Il mio obiettivo è continuare anche da qui a divulgare contenuti filosofici presenti all'interno di film e serie TV. Iscriviti al canale, potrebbe essere l'unico modo per dar voce alla ricerca della verità. Partiamo dal presupposto che il film si presenta come molto enigmatico. Non poche sono le domande suscitate allo spettatore dal modo in cui l'autore ci prospetta le varie scene. Innanzitutto il film ha una prima parte che è molto oscura, è molto cupa ed è destinata appunto ad essere un prologo ancor prima del film, qualcosa che ci serve a creare il contrasto con tutto quello che arriverà dopo. Infatti, se questa prima parte è molto angosciosa e molto cupa e riguarda la nostra protagonista che vive una tragedia familiare, successivamente, una volta che si arriva nella location designata per lo svolgimento del film, ovvero questa comunità pagana in Svezia, il discorso cambia. Addirittura vediamo durante il viaggio dei nostri protagonisti per raggiungere questa località delle inquadrature che si capovolgono, suscitando una sorta di fastidio e di angoscia nello spettatore che non può fare a meno di desiderare che si arrivi il prima possibile a questo villaggio, a questa località. Molte inquadrature sono ricercate, sono a distanza. Molto spesso il nostro protagonista che parla viene inquadrato in uno specchio oppure da lontano e sta allo spettatore immedesimarsi, cercare di non perdersi neanche una parola perché c'è il rischio di estraniarsi appunto dalla ripresa stessa. Quindi lo spettatore viene chiamato in causa per essere lì all'interno del film e cercare di non perdere neanche un secondo di queste assurde scene. Ma il film è pervaso un po' tutto da virtuosismi che ci regala il nostro Ari Aster, dai lunghi silenzi che viviamo durante i momenti dei pasti in cui si svolgono sempre cerimonie, i nostri protagonisti si ritrovano davanti a queste tavole imbandite nell'attesa di sapere se possono o non possono mangiare, mentre ci sono dei rituali che loro percepiscono come insensati che li tengono appunto in questo stato di attesa. Abbiamo inquadrature dall'alto, quando con un effetto domino i commensali si trovano a sollevare le posate prima di mangiare, e ovviamente poi abbiamo anche l'impatto visivo dato da una serie di disegni che sono molto particolari. Viene fatta una carrellata di questi disegni che ci fanno percepire un senso profondo che viene dato alla sessualità all'interno di questa comunità. E a un certo punto la cosa interessante è che il personaggio che stava osservando l'arazzo scompare. Il piano sequenza non finisce con l'inquadratura sul personaggio che stava osservando quell'arazzo, bensì viene tagliata di netto e questo conferisce allo spettatore la consapevolezza che l'osservatore non era il personaggio, ma eravamo noi stessi, noi spettatori.
Inutile dire che le scene eccessivamente floreali, il costume che viene ad indossare la nostra protagonista in conclusione del film, spiazzano lo spettatore soprattutto per il contrasto che abbiamo invece con le scene oniriche, le scene metaforiche, in cui assistiamo a rituali orgiastici o a pianti disperati che sembrano diventare una coreografia delirante. L'artisticità del film c'è, il genio di Ari Aster si vede, in conclusione il messaggio anche è davvero molto interessante perché il film si conclude con il sorriso, dopo tutto quello che è accaduto ai protagonisti, la regina di maggio conclude il film con il sorriso che lascia presupporre forse il raggiungimento di uno scopo che non era neanche atteso dalla protagonista stessa, ma la domanda che ci facciamo è: può tutto questo capolavoro di stile infischiarsene della trama e disinteressarsi completamente di costruire il benché minimo senso logico degli eventi che si svolgono? Andiamo a riprendere il discorso che abbiamo fatto ad inizio video. Innanzitutto partiamo col dire che l'idea non è esageratamente originale, anzi non è originale per niente, perché abbiamo già visto film come Il Prescelto con Nicolas Cage o The Village, in cui anche lì avevamo delle sette che si rinchiudono in una qualche comunità che taglia i ponti con la realtà esterna e che si scopre poi essere una comunità di pazzi psicopatici, una comunità di assassini, una comunità di gente che vuole soltanto preservare il suo sistema di potere, creare un recinto all'interno del quale gli abitanti si sentano protetti sulla base di alcuni presupposti legali, morali, psicologici che hanno creato gli anziani di turno, gli anziani, coloro comunque che detengono il potere. Ma anche se di base l'idea non è assolutamente originale, sicuramente viene trattata in maniera originale per il fatto appunto che ci troviamo in una dimensione ancora più onirica, ci troviamo in un paesaggio in cui non cala mai il sole. Tuttavia, come detto, questi ragazzi arrivano in questa comunità e come prima cosa assumono droghe. L'inizio non è dei migliori, ma una volta che si arriva al villaggio dei dannati, che cosa succede? I nostri protagonisti assistono ad una scena davvero inquietante. Due anziani arrivano su una rupe, guardano di sotto e che cosa fanno? Si gettano e si sfracellano al suolo. E come se non bastasse, se non muoiono, gli vanno a fracassare le cervella con un martellozzo, proprio il martellozzo grosso che gli sfracassa tutto quanto. I nostri protagonisti assistono a questa scena e l'unica che si preoccupa e vuole andare assolutamente via da questo posto è la nostra protagonista, che tra l'altro, sottolineiamo, dà vita ad una buonissima interpretazione. Il problema però è che è l'unica che dà vita ad una buona interpretazione, mentre gli altri personaggi sono degli inetti, sembrano non avere alcuna personalità, non hanno alcuno sviluppo, nessuna evoluzione in relazione agli eventi con cui si trovano ad avere a che fare. In sostanza sono dei poveri decerebrati. Un esempio su tutti è Christian, il fidanzato della nostra protagonista. Se nella prima parte del film questo rapporto ossessivo che si era instaurato tra loro due era abbastanza profondo, ci tocca perché ci porta a cogliere proprio quegli aspetti di un amore ossessivo incentrato sulla ragazza che si accolla e lui che non la ama più ma non può lasciarla perché ha appena subito una tragedia familiare, quindi vediamo che Christian ha una sua morale, ha una sua personalità, esprime e trasmette delle emozioni. Una volta che arrivano nella comunità in Svezia, Christian diventa un coglione. Ma non solo Christian, anche i suoi amici, primo tra tutti il classico amico scemo del gruppo, lui. No, scusate, ho sbagliato immagine, la rifacciamo. Lui. Che cosa fa questo gruppo di decelebrati? Una volta che assistono a questa scena, la scena immediatamente successiva a questo sacrificio umano con annesso massacro per martellamento sulle cervella, si svolge con due ragazzi, Christian e il suo amico con cui condivide l'interesse per la tesi su questa comunità, si mettono a litigare e a discutere su chi deve fare la tesi in questo argomento. La scena è davvero assurda, la scena è davvero ridicola, ma in questo momento questa è la cosa più importante a cui state pensando. Chi deve fare la tesi su questo argomento?
Il vostro pensiero principale dovrebbe essere quello di andare fuori dai coglioni, salvare le vostre povere vite. Ora mi rendo conto che molto spesso, in quanto critico, vengo accusato di criticare troppo. Ah, ma se allora questa cosa non va bene, dillo tu come l'avresti fatto. Te lo dico, sì, ve lo dico, senza problemi. Bastava dire, nei presupposti del film, che questi ragazzi non erano ragazzetti che stavano facendo una tesi di laurea, ma erano dei giornalisti che dovevano fare un articolo su questa comunità, sulle comunità pagane, sulle comunità antiche ancora presenti nel mondo, e sarebbe giustificata anche il diverbio, lo scontro tra i due personaggi, Christian e il suo amico, su chi doveva fare questo articolo, e in questo modo il fatto di scegliere di rimanere nella comunità sarebbe stato più giustificato per il fatto che c'era la possibilità di raggiungere un obiettivo molto allettante per i nostri protagonisti, ovvero realizzare un grande articolo, far venire fuori uno scandalo, vincere il premio Pulitzer, che cazzo ne so. E analizzando sempre i motivi per cui gli sceneggiatori, lo sceneggiatore, l'autore ha deciso di non fare per esempio questa cosa, il motivo è che i ragazzi dovevano essere giovani, dovevano essere ragazzi a cui piace intripparsi perché si dovevano sballare, si dovevano bombare, eccetera. Bene, molto bene, quindi non possono essere giornalisti perché se sono giornalisti sono già grandi, non sono più pischelletti e non c'è più l'idea accattivante dei giovani drogati che stanno nella comunità di drogati. Bene, allora in alternativa loro potevano aver finito l'università. Dovevano entrare a fare uno stage per una testata giornalistica, dovevano proporre un articolo particolarmente rilevante per ottenere un posto, per fare l'articolo della vita. In qualche modo c'erano tutte le possibilità per trovare una giustificazione al motivo per cui questi ragazzi assistono a una scena del genere e scelgono di restare in una comunità dei pazzi, psicopatici, drogati. Invece questa giustificazione non c'è e la bellezza del film crolla sotto questa stronzata. Non è finita qui perché, come se non bastasse, abbiamo altri elementi davvero stupidi di trama, come per esempio il fatto che l'amico scemo del gruppo piscia sull'albero sacro e come conseguenza di questa stronzata viene ammazzato. L'altro amico scemo, che poi in realtà era quello più intelligente, ma è scemo pure lui perché gli dicono non andare a fotografare il libro sacro, mi raccomando, lui va là e fotografa il libro sacro e ovviamente come al solito sbuca fuori qualcuno da non si sa dove, manco quello non ci avesse gli occhi per guardarsi intorno quando fa una cosa che sa che non dovrebbe fare, gli danno una crocca in testa e quello schiatta. Quindi uno piscia sull'albero sacro, uno fotografa il libro sacro, quando già sapete che state in una comunità dei pazzi, tutto questo per far sì che alla fine ci sono delle persone che rientrano all'interno del sacrificio che questi pazzi devono fare. Però la domanda fondamentale è questa, perché non muoiono solo loro che hanno fatto queste stronzate, ma muoiono anche altre persone che volevano scappare dalla comunità. Quindi, come segno evidente del fatto che tu, una volta che hai visto queste cose, dalla comunità non ti ci avrebbero mai fatto scappare vivo. Quindi, se comunque alla fine questi venivano sacrificati perché loro, una volta che arrivi lì, o ti sacrificano perché servono sacrifici umani, o ti ammazzano perché non puoi andare all'esterno a dire quello che hai visto, che cosa mi rappresenta il fatto che tu hai dovuto trovare un movente stupido per accopparli? Se comunque quelli erano destinati a morire, perché nessuno poteva lasciare la comunità vivo dopo aver visto quello che aveva visto, così come la sorte che subiscono altri due personaggi del film che cercavano di andare via, di scappare. In sostanza, in conclusione, possiamo dire che lo stile è davvero ricercato, il film è davvero visivamente di grande impatto e trasmette delle emozioni davvero contrastanti all'interno dello spettatore che rimane spiazzato per il fatto di trovarsi in una sorta di sogno lucido ad occhi aperti. Però non si comprende il motivo per cui la trama viene resa demenziale. Con uno sforzo in più e con qualche stronzata in meno, sicuramente il film poteva essere un capolavoro assoluto, una rivoluzione all'interno del mondo horror e sicuramente un altro passo per Ari Aster verso una carriera grandiosa, cosa che sicuramente avrà, glielo auguriamo, però ci rimane l'amaro per la trama di un film che più che il villaggio dei dannati sembra costituirsi come la trama del villaggio dei drogati. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete mi piace, fatemi sapere nei commenti
Cosa ne pensate? Se pensate che anche le banalità della trama siano state volute da Ari Aster, che fanno parte di un disegno che in qualche modo doveva essere concepito così, dal canto mio penso che sarebbe stato meglio se queste banalità non ci fossero state. In ogni caso, se volete restare aggiornati su tutti i nostri contenuti e volete continuare a seguirci, iscrivetevi al canale.